Signora, può venire un momento? Che c'è? C'è la signorina Marisa con due persone. Due persone? Di che genere? Guardi lei. Eccole. Beh, Amalì, e che aspettiamo? Entriamo, va. Su, andiamo. Ah! Guarda, Arturo, tre donne. Che cosa ti dicevo? Il flusso astrale non mente mai. Ammazzali che villa che si ritrovano. C'hanno proprio ragione quelli che dicono che dietro ogni facciata c'è sta un significato politico. C'hanno proprio ragione, c'hanno. Te lo dico io, te lo dico. Mm-hmm. Marisa, Marisa. Mm-hmm. Che gradita sorpresa. Stefano sarà felice di trovarti qui al suo ritorno. Peccato che in questo momento non è in villa. Sai, è dovuto uscire. Forse non ti aspettava così presto. Forse non mi aspettava affatto. Ho deciso di fargli una sorpresa. Oh, è stata un'ottima idea. Brava, Marisa. E allora, cara, che cosa aspetti? Presentami le tue simpatiche amiche. Sono molto lieta. Salve. Ah, Maria, chi è quello che c'è lassù? Oh, ma è mio marito, Arturo Antonelli. Oddio mio, e sarebbe lui che dovrebbe... Ammazzalo quanto è brutto, mi mette una certa soggezione. Mi pare il dottor Jekyll, mi pare. Chi sono? Sono due simpatiche amiche di Marisa e di Stefano. Vieni giù, caro, così te le presento. Oh, non ricordo i nomi. Pucci e Zaira. Beh, io sono Zaira e questo è Pucci. Sta lì lassù sulla scala, sta guarda. Sei visto? Sì, molto lieta. Beato lei che è lieta. Io invece ho certi cavoli per la testa che... E tu, Priscilla, si può sapere cosa ci fai con quella palla in mano? Ma il flusso, Arturo! Buongiorno. Buongiorno, onorevole. Onorevole? E me coglioni! Fammelo vedere bene, sto onorevole. Sapesse quante volte in vita mia, pure senza conoscere l'onorevole, ho mandati... Beh, sì, insomma, volevo dire, gli ho mandato l'auguri. L'auguri per le elezioni, ecco. Forse no. Noi... Abbiamo scelto un momento poco opportuno per... Infatti! Ma che dite, vi aspettavo e Arturo lo sa. Dovete assolutamente restare con noi. Eh? Stefano non mi perdonerebbe mai se vi lasciassi andare via. Ehi, Priscilla, ma la casa è occupata... Lo so benissimo, Arturo, ma c'è la dipendenza nel parco. Potranno sistemarsi lì, così nessuno le disturberà. Ah, è un'ottima idea. Non vi daremo nessun fastidio. E tre donne da sole sanno arrangiarsi. Non è vero, Zaira? Fregna! Mi pardon.